La specie umana non ha una stagione riproduttiva, a differenza di molti altri animali. Le nascite sono perciò distribuite nell'arco di tutto l'anno. Gli individui sono monogami, tendenzialmente, ma questa è un'altra storia. Compleanno. Da quante persone deve essere composto un gruppo affinché ci sia una probabilità del 50% che due componenti di esso compiano gli anni lo stesso giorno? Suggerimento: trascura gli anni bisestili. Uè, Agnese, siamo i tuoi due neuroni migliori! Beh, siamo gli unici! Ti aiutiamo noi a risolvere il problema! Sì, sì, noi arabi, noi fondatori di matematica! Dai, zitto! Dobbiamo risolvere il problema, abbiamo poco tempo! Dai, basta fare gli arabi! Che non lo siamo e non siamo neanche ricchi. La probabilità classifica gli eventi considerati da impossibili a certi, calcolando il rapporto tra i cosiddetti casi favorevoli e possibili, un numero compreso tra 0 e 1. Più il rapporto è vicino a 1, più è probabile che si verifichi il fenomeno. Al contrario, più si avvicina a 0 e meno è probabile. Gli ambiti di applicazione della probabilità sono molti, come la statistica, la genetica, la fisica quantistica e vabbè. Parlando di fisica quantistica, dovrebbe venirti in mente un certo Werner Heisenberg, giusto? Volevo calcolare la quantità di moto e la posizione di un elettrone. Però mi sono accorto che più mi avvicinavo a trovarne una, più mi allontanavo dall'altra. Perciò ho calcolato la probabilità che l'elettrone si trovasse in una data posizione. Ma ora risolviamo questo problema. Ovviamente dobbiamo considerare che gli esseri umani si riproducono in modo equilibrato nell'arco di tutto l'anno. La specie umana non ha una stagione riproduttiva, a differenza di molti altri animali. Le nascite sono perciò distribuite nell'arco di tutto l'anno. Per calcolare la probabilità che almeno due persone in un gruppo compiano gli anni nello stesso giorno, calcoliamo la probabilità che ciò non accada. Per farlo, poniamo che una persona del gruppo compia gli anni in un giorno X. La probabilità che un altro membro non compia gli anni lo stesso giorno è di 364 su 365, casi favorevoli, tutti i giorni tranne il giorno X, su casi possibili, tutti i giorni dell'anno. Analogamente, la terza persona considerata avrà una probabilità di 363 su 365, di non compiere gli anni lo stesso giorno degli altri due. Continuiamo così con tutti i membri del gruppo. Moltiplichiamo quindi tutti gli elementi calcolati in precedenza. E perché? Allora, pensa ad un dado e una moneta. Vuoi che esca a testa e contemporaneamente il numero 5. La probabilità che esca a testa è un mezzo, ok? Mentre la probabilità che esca 5 sul dado è un sesto. E fin qua, easy. La probabilità di ottenere entrambi corrisponde in pratica alla probabilità che esca 5 sul dado dopo che sarà moneta sia già uscita a testa, e quindi dopo aver già escluso la metà degli eventi possibili. Quindi un sesto, cioè la probabilità che esca 5, va moltiplicata anche per un mezzo. Ehi! Ehi voi! Sì, dico proprio voi! Volete diminuire le vostre probabilità di avere figli indesiderati? Malattie venere? Usate anche voi Pedrex! Attenzione, può provocare effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Tenere fuori la cornata dei bambini. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Gli eventuali figli non saranno mantenuti economicamente dall'azienda produttrice. Decliniamo a voi tutte le responsabilità gestionali. Tornando al problema,
moltiplicando tra loro le varie frazioni, otterremo questa formula, che sviluppata corrisponde a questa, con pi piccolo uguale numero di persone del gruppo. 364 fattoriale su 365 meno pi fattoriale è il numeratore della formula precedente, mentre 365 alla pi meno 1 è prodotto di tutti i componenti del denominatore. Questo rapporto sarà sicuramente compreso fra 0 e 1, come abbiamo detto all'inizio, ma non dimentichiamo che questa è la formula per calcolare la probabilità che nessun compleanno cada lo stesso giorno. Quindi, per ottenere la formula della probabilità dell'evento contrario, cioè che almeno due persone compiano gli anni lo stesso giorno, basta sottrarre a 1 il rapporto precedente. Ora, visto che non sappiamo ricavare la formula inversa, dobbiamo andare un po' tentativi. Con quante persone vuoi provare, Agnese? Non saprei, la metà di 365? No, fidati, sono di meno, molte di meno. 100? No, ancora di meno. Non lo so, dai, ditemelo voi. E va bene, sono 23. Sostituiamo P uguale 23 e svolgiamo il calcolo. 0,50792973343, appena sopra il 50%, visto? E se provi con 22 è meno del 50%, ma non abbiamo il tempo ora, quindi fidati che è giusto. Allora hai capito o no? Sì, ho capito, ma mi sembra strano che bastino solo 23 persone. Sì, lo so che è strano, ma intuito umano spesso inganna e non ci mostra il mondo com'è realmente. Ah, ok, ma un'ultima cosa, voi siete arabi o no? Non ti preoccupare di questo, vai a far verifica che ti rimane poco tempo. Ok. Ok ragazzi, è ora di disegnare. Abbiamo esposto e dimostrato il paradosso del compleanno, possiamo affermare che se i nostri due o tre amici qua dietro avessero un sostanzioso numero di figli, facciamo 23, avrebbero il 50% di possibilità di poter festeggiare un solo compleanno per almeno due di loro. Ma se ancora non ne foste convinti, verifichiamolo sperimentalmente, grazie all'indagine condotta a Sondrio dalla nostra troupe di esperti. Posso sapere il giorno in cui siete nati? Sì, io il 9-6. Il giorno il 6? Oh. Il mese 8. 14 dicembre. Grazie mille. 7 vai, di vai. Gennaio 1959. Grazie mille. 5 dicembre 1965. 13 agosto 76. 4 aprile. 18-6-98. Buongiorno, in che giorno è nato? 27 giugno. Ciao, puoi dirmi il giorno in cui sei nata? 26 aprile. Ciao, potresti dirmi il giorno del tuo compleanno? No, sì, va bene, ci ho ripensato, 9 agosto. Grazie. 12 maggio. 3 gennaio. 8 maggio. 29 ottobre 2002. 16 gennaio 2002. 8 giugno 1996. 5 aprile 1995. 30 aprile. Ciao. 14 agosto. Ciao, posso chiederti quando sei nata? Sì, il 17 giugno 2004. 10 agosto 2004. Grazie mille. 29 giugno. 15 maggio. 27 febbraio. 6 gennaio. Ok. 21 giugno 1933. 3 febbraio 1967. Salve, quando siete nati? È il 28 giugno del 1952. 28 aprile. Allora, 18 luglio 1946. Il 23 luglio. Ciao, puoi dirmi il giorno di serata? 5 febbraio. Io il 23 novembre. Salve, quando siete nate? 24 maggio. Io 24 novembre. 9 febbraio 2003. 21 giugno 2003. Allora, io sono nato il 25 gennaio del 1947. Grazie. 13 giugno 1947. 2 giugno. 15 maggio. 24 marzo. 20 dicembre. 16 maggio. 13 giugno. Come volevamo dimostrare, nel primo gruppo non abbiamo trovato nessuna persona nata lo stesso giorno di un'altra, mentre nel secondo gruppo abbiamo trovato ben 4 coppie. Con una probabilità del 50%, in un gruppo di 23 persone, almeno
due hanno la possibilità di festeggiare assieme il proprio compleanno e quindi di fare una grande festa. Noi siamo stati molto fortunati e abbiamo trovato 8 persone con a due la stessa data di nascita. La probabilità ha sempre successo!